fa, fatto gli elogi alla squadra perché poteva essere altrimenti, partita giocata bene, peccato per come è finito. Ma quando si incontrano e si scontrano due grosse squadre, penso che viene poi decretata una vittoria o una sconfitta da un episodio. Probabilmente oggi l'episodio non è stato a vantaggio nostro, che abbiamo avuto qualche occasione, che probabilmente mentre da una parte c'è stato un rimballo che palla dentro, probabilmente non so se il portiere ci arrivasse o meno, da quest'altra parte probabilmente è stato intercettato qualche tiro a porta spalancata, a porta vuota. Però ripeto, quello che è importante, noi siamo appena alla decima di andata di un campionato, c'è una sconfitta, siamo anche preparati e pronti ad assorbire le sconfitte, perché se si vuole vincere bisogna anche innanzitutto saper perdere, e noi tranquillamente accettiamo la sconfitta, coscienti che non abbiamo perso sotto un aspetto del gioco, non abbiamo perso sotto un aspetto di supremazia da parte dell'altra squadra, abbiamo perso perché oggi doveva vincere una squadra e ha vinto il Sant'Agnello. Direttore, intanto buonasera. Siete rimasti un po' sorpresi, però primo restando sono d'accordo con l'analisi che faccio di equilibrio, che la partita alla fine ha dimostrato anche nel secondo tempo. Però vi ha sorpreso un po' l'approccio del soggetto, che è stato diverso rispetto alle partite precedenti, cioè i primi 20 minuti poi molto difficile. Sarebbe avrebbe dovuto sbloccare mentre comunque la partita, diciamo, proprio nei primi minuti? Nei primi primo quarto d'ora. Penso di no. Anzi, noi abbiamo interpretato la partita come bisognava interpretarla, e probabilmente forse la posizione della curva mi ha dato una prospettiva diversa e un riscontro diverso di quei primi minuti. Il terzo sistema di gioco cambiato nelle ultime tre gare è stato di cittadino, c'era a 5 determinato, quando l'avversario è sicuramente più accreditato, potrebbe essere una soluzione anche per il futuro. Io penso che quando si cambiano gli assetti, quando si cambiano i moduli, i sistemi, molto dipende anche dall'impiego degli under, che a volte probabilmente trascuriamo. Abbiamo determinati calciatori con determinate caratteristiche, e nel momento in cui vogliamo privilegiare una caratteristica rispetto a un'altra, dobbiamo poi fare i conti anche con quello che è l'assetto inserendo all'interno dell'organico gli under. Quindi io non mi formalizzerei molto sull'aspetto del modulo, perché io sono sempre dell'avviso che ci sono due fasi nel gioco del calcio, c'è la fase di possesso e di non possesso, e quante più persone riesce a portare oltre o da quest'altra parte della linea della palla, probabilmente insomma si può avere la meglio o ragione rispetto all'avversario. Che poi il sistema è sempre statico, poi il modulo è quello che porta gli uomini, insomma. A proposito di under, ottima prova di Ciotti, mi sembrava un ragazzino, è andato al tiro più di una volta, si è promosso. Ascoltate, io faccio un'analisi anche sugli under, non li bistrattate molto, guardate, non è facile per un ragazzo non preoccuparsi solo ed esclusivamente alla non fase di gioco, ma cercare di partecipare alla stessa è molto più complicato, è molto più difficile. Farlo al cospetto quando giochiamo in casa di 1500 persone, e farlo anche in una situazione come questa, al cospetto di un pubblico che segue per 500-600 unità, per qualsiasi ragazzo penso che la cosa non sia molto semplice. Quindi io vi invito effettivamente ad apprezzare di più questi under che teniamo, proprio per metterli nella condizione migliore per potersi esprimere al meglio. Ecco, mi fa piacere che rimarchi una prestazione di alcuni under che forse probabilmente in altre circostanze non hanno avuto lo stesso elogio. Altre domande? Direttore? Sì. Marcucci. Ciao innanzitutto. Ciao innanzitutto. Okay. Ho detto ciao innanzitutto, ciao. È un piacere sempre vederti. Se mi è consentito, ciao. Voglio dire, scherzi a parte, Marcucci, primo tempo, cioè, tutta la partita è stato un poco solo lui davanti a combattere con gli avversari, si è dannato l'animo, povero ragazzo, però voglio dire, giocare con Marcucci centrale che non ce la faceva proprio a divincolarsi dalla coloro i quali gli stavano addosso, pertanto in quelle proprie occasioni la nocciolina non c'era, la città di nocciola non ha inquadrato mai.
Sì, beh, nel momento in cui si gioca con tre attaccanti e con due esterni e l'altro centrale, è normale che se non c'è l'appoggio degli interni che vanno a fare linea alle spalle potrebbe trovarsi da solo, però sinceramente mi permetto di dire che io ho visto la partecipazione da parte di tutti, anche degli interni, voi Lettieri, voi lo stesso Vito, lo stesso De Liguori è andato al tiro, quindi probabilmente insomma questo tipo di gioco era anche supportato da questi movimenti di inserimento degli interni di centrocampo. Grande prova anche di Chris Cole, un po' Scarpa era un po' lo spauraccio, lo possiamo dire, era limitato, su quella fascia non c'è passato nessuno. Ci è arrivato Scarpa, è andato via, è arrivato Fragile, è andato via, Gergiulo è andato via, insomma Chris Cole arriva per tutti. E qui c'è da fare un elogio a grosso professionista Chris Cole, Emilio, che è un giocatore che si fa trovare sempre pronto in qualsiasi occasione, è un giocatore che in prima battuta non entra nei primi 11, però in qualsiasi momento, è dal primo minuto e quando entra durante la partita in corso, non ha mai fatto mancare l'apporto, è dato sempre quello che effettivamente tutti quanti ci aspettiamo da lui, quindi un plauso perché effettivamente è un grosso professionista. Per curiosità, nessuna vena polemica, il mister come mai non è venuto? No, io sono venuto, ecco, arrivo alla fine, arriviamo alla conclusione. Io sto qua perché non ho fatto arrivare nessun calciatore, perché erano talmente nervosi e io da dirigente ho l'obbligo a salvaguardare, a tranquillizzarli, perché probabilmente qualche parola poteva uscire oltre quello che è il dovuto e il limite, e non possiamo rischiare insomma determinati atteggiamenti, quindi io mi sono preso, infatti non ci vengo mai, mi sono preso questo onere, vengo a salvaguardia proprio della tranquillità psicologica dei calciatori, perché si sono sentiti effettivamente molto offesi, perché io lo posso fare, io non ho problemi, non scendo in campo, nel calcio sbagliano tutti, sbaglio io, sbaglia il tecnico, sbaglia il calciatore, sbaglia anche l'arbitro e sbagliano anche gli assistenti, i collaboratori, è la presunzione che non va bene, la presunzione non è consentita, l'atteggiamento di grande sfida, proprio nell'atteggiamento di preposizione rispetto al giocatore, questo non è consentito, perché io oggi, oltre a fare un plauso ai calciatori, io l'ho fatto sotto l'aspetto tecnico, consentitemi, io faccio un plauso ai tifosi, perché sono riusciti a mantenere la tranquillità e la calma con degli atteggiamenti effettivamente non consoni a quello che era uno scontro così importante tra due squadre così importanti. Quindi ecco perché sto qua, per questo motivo. Un'ultima domanda, le condizioni di Carotenuto se potrebbe essere recuperabile? Io penso che probabilmente domani già potremmo incominciare a vederlo in... Quindi già per mercoledì potrebbe essere a disposizione? Non lo so per mercoledì perché c'è un tecnico che fa questo, io penso che probabilmente non riusciamo a metterlo in condizione di poter allenarsi con la squadra. Ultima cosa, Turi prima ha detto io degli arbitri non parlo, fanno parte del gioco, Andrea diceva o un collega diceva appunto l'arbitro comunque non ha fatto chissà quanti danni, lui rispondeva a me oggi l'arbitro non è piaciuto, lei si lamenta l'atteggiamento nei confronti del cittadino Cera. La settimana scorsa diciamo veramente c'è stata un'espulsione che ha fatto storcere il naso al Fuso Blocco di Sorrento, le piccole si lamentano dell'atteggiamento degli arbitri nei confronti del FC Sorrento e del cittadino Cera, la verità alla fine forse è che la classe arbitrale non è adeguata. Ed è un problema degli arbitri, non è un problema nostro. Io parlavo di atteggiamento, io parlo di atteggiamento, perché se c'è pochezza, se c'è poca preparazione non dipende da noi, né tantomeno possiamo essere così presuntuosi, ecco, noi a insegnare loro come si arbitra, assolutamente lungi da noi, come riteniamo una figura essenziale per il gioco del calcio. E probabilmente in alcune gare, con alcuni protagonisti in campo, un atteggiamento meno presuntuoso e meno superficiale probabilmente sarebbe comodo per tutti.